Consiglio regionale è sempre presente, la doppia valenza, sia organo legislativo ma palazzo dell'istituzione che si apre alla contaminazione delle associazioni. In questo caso un'attività bellissima, quella dei Mastri Burattinai Ferraiolo, che dal 28 di ottobre al 5 di novembre animeranno i cortili del Consiglio regionale, ma con una grande finalità, quella di sostenere il reparto pediatrico del capoluogo d'Abruzzo, cioè della città dell'Aquila. Tutto quello che riusciremo a ricevere dalla gente, sperando nel loro contributo, visto che l'evento dei teatri dei Burattini è gratuito, e lo devolveremo interamente al reparto di pediatria. Abbiamo vissuto la vita prima del terremoto e quella nuova, e quindi poter riportare una delle cose più belle che la nostra città aveva è, come diceva pure prima la dottoressa Bottone, importantissima per le nuove generazioni, cioè devono sapere e conoscere le cose belle che questa città ha sempre proposto, e quindi siamo felicissimi. Quest'anno riapriamo la scuola di specializzazione in pediatria, dopo 7 anni che è stata chiusa. Sicuramente utilizzeremo questi fondi per arredare al meglio il reparto, perché dobbiamo in qualche modo rigestire tutti gli spazi, e anche per la formazione dei ragazzi, formazione complessa perché sia dalla parte didattica che assistenziale.